Io ringrazio in modo particolare Officine del Fare perché mi permette oggi di fare un augurio in diretta per il primo giorno di scuola e per tutto l'anno scolastico a tutti gli studenti di Cantù, a partire dai più piccoli dell'infanzia che hanno già iniziato da qualche giorno, passando per i bambini della primaria, i ragazzi della secondaria, di primo e secondo grado, ecco tutte le famiglie che vi stanno accompagnando in questo momento e gli insegnanti che hanno un ruolo così delicato ma così bello nella scuola. Allora, per farvi un augurio, ho trovato un pensiero leggendo il giornale ieri che mi è molto piaciuto e quindi ve lo riporto come augurio e speranza per quest'anno scolastico. È un articolo di un collega che come me fa l'insegnante e che scrive pensando all'inizio della scuola e dice questo: l'alternativa ad una scuola noiosa non è una scuola divertente, non esiste una scuola spensierata e senza fatica, ma questo non vuol dire che debba essere noiosa. La vera alternativa è una scuola interessante. Quindi quello che è bello e che sarà bello sarà trovare una scuola interessante, che ci interessa. E come ci interessa la scuola? Ci interessa se chi ci racconta le discipline, chi ci educa, chi ci propone nella scuola, cioè gli insegnanti, saranno capaci di suscitare negli studenti la meraviglia, lo stupore. Quindi una scuola meravigliosa. Quello che vi auguro è una scuola meravigliosa, dove possiate incontrare qualcuno che è capace di comunicarvi la passione, comunicarvi il perché gli piace insegnarvi ciò che vi sta insegnando. Il comune, che io rappresento come assessore all'istruzione, ha fatto la sua parte. Fra qualche settimana discuteremo e voteremo il diritto allo studio che abbiamo preparato, nella quale sono inserite tante attività e tanti servizi che sono a beneficio della scuola e dei suoi studenti. Tante risorse anche economiche che vanno a vantaggio di chi ha più bisogno, magari per l'acquisto di penne, di quaderni, di chi ha bisogno di un educatore che lo sostenga nel suo percorso scolastico, di chi ha bisogno di qualcuno che gli insegni l'italiano perché è appena arrivato da un altro paese, la mensa, il trasporto e poi tante attività che vedrete lungo l'anno arricchiranno la formazione degli studenti. Corsi, teatro, musica, progetti. Ecco, tanta di questa parte il comune ha, come dire, se l'è presa in carico aiutando la scuola nel cercare di renderla appunto non una scuola noiosa, non una scuola facile, perché le cose facili, ecco, poi non sempre sono le cose belle, ma una scuola che sia capace di interessarvi. Questo è il mio augurio a tutti voi, ecco, di un buon anno scolastico. Troviamo davanti a una delle scuole di Cantù che oggi aprono le loro porte. Tra pochi istanti, per centinaia di bambini e ragazze, suonerà la prima campanella dell'anno. Andiamo a scoprire quali sono le loro sensazioni. Come ti chiami? Reda. Sei pronto per tornare a scuola? Sì. Che cosa ti piacerebbe fare oggi? Dipende. Non lo sai? Qual è la tua materia preferita? Ne ho tante. Per esempio, una in particolare? Quella che ti piace di più, vede? Matematica. Matematica, sei bravo in matematica, bravissimo. Sì. Tu come ti chiami? Amiru. Che classe devi fare? Seconda. Già la seconda. A te cosa piacerebbe fare oggi? Matematica. Anche a te matematica? Sì. Ma i compiti li hai finiti? Sì. Come ti chiami? Elisa. Tu sei pronta a tornare a scuola? Preferivi le vacanze? Sì. Che cosa ti piacerebbe fare oggi? Giocare. Giocare anche qua a scuola? E la tua materia preferita qual è? Religione. Ciao, come vi chiamate? Alice. Siete pronte per tornare a scuola? Sì. Che classe dovete fare? La seconda. Seconda. Che cosa vi piacerebbe fare oggi? Giocare. Giocare?
E qual è la vostra materia preferita? Fate un saluto a tutti i bimbi che iniziano la scuola come voi. Ciao. 3 anni. Elisa. Siete pronte per tornare a scuola? Sì. Che classe dovete fare? La terza. La terza? Avete finito tutti i compiti? Sì. Che cosa vi piacerebbe fare oggi a scuola? E qual è la vostra materia preferita? Inglese. Fate un saluto a tutti i bimbi che iniziano la scuola come voi. Ciao, come vi chiamate? Clara. Francesca. Che classe dovete fare? La prima media. Siete pronte a ricominciare la scuola? Sì. Che cosa vorreste fare oggi a scuola? Incontrare nuovi amici. Cioè, vi spaventa qualcosa? Avete paura di qualcosa oggi che è il primo giorno? No. Fate un saluto a tutti i bambini e ragazzi che come voi iniziano la scuola. Ciao! Ciao, come vi chiamate? Gabriele. Simone. Amedeo. Che classe dovete fare? Io prima B. Prima F. Prima F. Prima F. Siete pronti a ricominciare la scuola? Sì, abbastanza. Che cosa vi piacerebbe fare oggi? Io spero di trovarmi. Conoscere tutti i compagni. Conoscere tutti i compagni e le professoresse. Conoscere nuove professoresse. Fate un saluto a tutti i ragazzi che come voi iniziano la scuola oggi. Ciao ragazzi! Ciao! Che scuola fate? Noi facciamo il liceo artistico di Cantù. Che classe dovete iniziare? La quarta. Siete pronte per ricominciare? No. Sì, più o meno. Cosa vi piacerebbe fare oggi? Niente. Magari girare per la scuola. Girare per la scuola. Sì. E i compiti sono finiti? No. Non proprio. Dato che siete così grandi, date un consiglio a chi deve iniziare la prima superiore oggi? Io direi di non... La prima impressione è quella che conta. No, di non farsi sorprendere, che tanto dopo un po' ci fai l'abitudine e ti piace tanto di più. Fate un saluto a tutti i ragazzi o bambini che devono iniziare la scuola oggi. Buona scuola! Ciao! Ciao! Cosa hai fatto oggi a scuola? Abbiamo giocato. Siamo andati di fuori, abbiamo giocato. Ciao. E abbiamo disegnato, abbiamo chiacchierato tutti insieme. Va bene, tu cosa hai fatto oggi? Abbiamo fatto un regalo di mattina a questo comitato. Sei divertita? Sì. Ciao. Di che classe siete? Terza. Che cosa avete fatto oggi a scuola? Abbiamo fatto i regalini per i bambini di prima. E cosa gli avete regalato? Un segnalibro a forma di matita. Vi siete divertite? Sì. Non vi hanno giurato i compiti, vero? No. Va bene, grazie. Ciao.